Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, anche alla luce delle ultime vicende che hanno riguardato Viale Marconi, ha deciso di incontrare mercoledì prossimo associazioni di categorie e comitati per cercare insieme una soluzione. Un progetto ereditato dalla giunta Alessandrini tiene a precisare Masci che torna a ribadire la riapertura di Viale Benedetto Croce e la possibilità di nuovi parcheggi. Qualche giorno fa l'opposizione aveva chiesto a una commissione di indagine di volersi appellare alla Corte dei Conti. Noi abbiamo molto approfondito il discorso di Viale Marconi e alla luce della nuova apertura di via Benedetto Croce all'altezza di via Vespucci, che creerà un asse parallelo a Viale Marconi che dallo stadio arriva fino al fiume, quindi una nuova viabilità alternativa, abbiamo ritenuto che si potesse anche ragionare su una revisione della viabilità di Viale Marconi che ha causato tante tensioni, quella viabilità che attraverso la realizzazione della corsia preferenziale lato monte ha eliminato tutti i parcheggi che sono stati molto contestati come eliminazione. Oggi ragioniamo nuovamente e vogliamo coinvolgere le associazioni di categoria e i comitati, perché oggi siamo più liberi di decidere, perché 5 anni fa, quando noi ci siamo insediati e c'era il progetto esecutivo di Viale Marconi approvato dalla precedente giunta, che prevedeva la corsia preferenziale che ha eliminato i posti macchina, le rotatorie con il taglio in mezzo e l'isola salvapedoni sul lato mare, non abbiamo potuto fare nulla se non migliorare quel progetto, cercare di migliorarlo, ma abbiamo dovuto comunque realizzarlo perché c'erano i fondi a disposizione dello sviluppo urbano sostenibile e quei fondi non riguardavano solo Viale Marconi, ma anche altri interventi in città. Oggi invece con la nuova viabilità possiamo ragionare nuovamente, lo vogliamo fare sentendo i cittadini. Lo vogliamo fare apportando delle soluzioni migliorative che permetteranno di recuperare i posti auto, che lasceranno inalterata la fluidità della via.